Sono Serena, per tanto tempo ho lavorato in azienda ricoprendo un ruolo che non corrispondeva esattamente a quella che sono. A un certo punto ho deciso di buttare il cuore oltre l'ostacolo e la mia vita è cambiata. Ho lavorato in azienda per 16 anni, ricoprendo vari ruoli e cambiando spesso ufficio e area di competenza. Quello che io ho sempre sentito è che comunque il lavoro d'azienda, per come è strutturato e per come io lo vivevo, non faceva per me. A un certo punto ho iniziato a studiare la comunicazione che sta dietro ogni tipo di relazione umana e professionale. Ho studiato prima PNL e poi mi sono approcciata alla mindfulness e quindi a tutto il percorso sulla consapevolezza. A un certo punto mi sono resa conto che questo poteva darmi sbocchi nella mia nuova professione. La svolta è avvenuta nel 2016 perché già io stavo maturando il desiderio di fare qualcosa che avesse a che fare con gli studi che io stavo ancora facendo. L'azienda ha chiuso gli uffici di Cesena, io evidentemente ero pronta per fare il salto e buttare realmente il cuore oltre l'ostacolo. Ho iniziato a tenere corsi di formazione mentre ancora lavoravo e poi ho chiuso il rapporto con l'azienda, posso dedicarmi totalmente a questo. Attualmente mi occupo di formazione in comunicazione consapevole e in parte anche in tecniche di vendita, quindi tengo aule presso enti di formazione e presso scuole private e mi sto organizzando per proporre dei corsi a persone che semplicemente hanno voglia di mettere in atto un cambiamento e la mia vita è in trasformazione in questo momento. Sicuramente, le persone che più di tutti mi hanno aiutato e mi hanno dato anche il coraggio di buttarmi sono stati Alice e Alberto di Passo 2. Loro sono un grandissimo supporto, il nostro è sicuramente un bellissimo scambio professionale, oltre che di amicizia, visto che l'amicizia ci lega da una vita. L'arte io non lo sapevo, ma in realtà occupa molto spazio in tutto il mio percorso di cambiamento e trasformazione. E sto affinando la tecnica dell'acquerello e ora ci troviamo nello studio di mio padre, dove lui lavora, dipinge e colleziona le sue opere. Questo stare insieme a lui, questo esplorare competenze artistiche, ma più che altro creatività allo stato puro, mi sta divertendo un sacco e mi sta veramente aprendo nuove visioni, nuovi approcci alla mia vita e alla mia professione. Parlando di consapevolezza, il primo elemento è l'osservazione di sé e l'osservazione degli altri. Ritengo che l'acquerello, quindi la tecnica pittorica, aiuti enormemente a sviluppare la capacità di osservare se stessi e gli altri.